Buongiorno amici, benvenuti in questa nuova puntata. Oggi andremo a fare un giro. Anna, dove ci porti? Stanwyck Lakes. Diciamo che sono finite le mie vacanze, non abbiamo mai fatto niente. 2 settimane in cui sono stata a poltrire perché faceva troppo caldo. Io col caldo mi spengo. Siamo ben in Inghilterra noi. Strada. Dove è Marco che guida con il cappello? L'uomo col cappello, infatti vado pianissimo, vado a 50 miglia orarie, si sfrecciano a 70, ma io consumo poco e la differenza è solo di 5 minuti, quindi sono fatto così. Sto diventando tirchio? No, non sono tirchio. Questa è la stessa strada che io faccio per andare a lavorare verso Rushden Lakes. Ragazzi, benvenuti in questo piccolo Knowing Tour, che è dove, se possiamo, vi facciamo vedere l'Inghilterra, che purtroppo a causa del Covid abbiamo smesso di fare video perché siamo stati costretti a casa anche noi. Così andiamo a vedere questo posto. Ci vediamo quando arriviamo. Eccoci qua amici, siamo arrivati a destinazione. L'area è veramente bellissima, si sta anche bene perché non fa caldo e c'è un bel venticello. Questa è la strada principale da dove siamo entrati e qua c'è un comodo parcheggio e questa è tutta la struttura. Guardate che meraviglia, qua si vede la nostra Anna. Questi sono i posti per i disabili, questa è tutta l'area del parcheggio e là si paga. C'è il bar, c'è tutto un sacco di cose da vedere, che adesso andremo a vedere chiaramente. C'è un ponticello in fondo lì con la sbarra dove sta entrando per la macchina ed è a pagamento. Comunque l'area è veramente incredibile. Andiamo a vedere cosa offrono questi bei servizi. Il caffè, sarebbe il bar solare. Function room for hire, any corporate event or family celebration catered for. Qua hanno anche servizio tipo qualche party, qualcosa così. Roman mosaic, c'è un mosaico romano da vedere con dei cimeli, un'area per i bambini e il gift shop, che sono appunto regali o pensierini o cose, souvenir da comprare. Questa è la mappa che ha preso Anna con tutta la vista dei laghi, laghetti, i percorsi che si possono fare. Veramente incredibile, andiamo a vedere questa nuova avventura a 2 passi da casa. C'è tanto da scoprire ragazzi, siamo qui da appena 2 anni ma c'è tantissimo da scoprire, da vedere. Il countryside è veramente bello. Famosi cassoni come i miei ragazzi, un po' più grandi, più belli. È pieno zeppo di attività, eh.
anche imparano a fare le tutte le cose, le armature. Oh, che bello, qua si vede come l'hanno costruito. Che meraviglia, ragazzi. Per chi è appassionato di erbe come me, di erbe selvatiche, qui è pieno di menta ed è profumatissima. Ed eccola qui. Ed è anche in fiore. A pochi passi dalla struttura, guardate quanta! C'è un profumo incredibile. Olio essenziale. Ah, che buono, ragazzi! Tanto per capire quanto grandi sono gli spazi, che sono veramente incredibili. Giriamoci tutto attorno così vedete. Dalla mappa si può capire, qua chiaramente no, però vedete quanto grande è. Sono tutti laghi, tutta la zona è paludosa. Funge da riserva. E funge da riserva, vero? Moltissimi animali, soprattutto uccelli migratori che stanno qui. Tantissimi. Veramente bello, ragazzi. Andiamo a vedere quanto trasparente è l'acqua, ragazzi, senza cadere dentro. Guardate che bella! Stupenda! Quelle che vedete alle mie spalle sono le vecchie rotaie. In teoria questo potrebbe essere stato il passaggio. Alle mie spalle, ragazzi, uno dei miei frutti preferiti che tutte le mattine mangio è almeno 5 o 6 more, quando posso, chiaramente. Guardate che belle, questo è tutto pieno, eh. Tutte more, ragazzi, per me. Adesso ne assaggio una. Buona, veramente buona. Andiamo alla scoperta dei sentieri. Guarda quanto sambuco, ragazzi. Se piace una cosa dissetante, potete anche raccogliere del sambuco. Possono fare anche delle salse e delle marmellate. È pazzesca sta area. Vero, Anna? Sì. Che dici? Bello. Non c'è neanche il sole, è perfetto. Sono nocciole da chi? Hai visto le nocciole? Nocciole. Questo è un nocciolo, quella è una nocciola. Eccolo là. Che è già stata mangiata. Mangiata da qualche scoiattolino, magari. La cosa bella di questi posti è che sono sempre pieni di uccellini.
veramente pudula. Bellissimo sto posto. C'è una houseboat in fondo. Qui amici siamo arrivati ad una chiusa alle mie spalle, eccola qua, dove è appena passata quella houseboat. Guardate che meraviglia, adesso stanno facendo passare l'acqua per abbassare il livello eccezionale, stupendo. E così possono passare con la barca, con la houseboat che adesso andiamo a vedere. Ci sono delle pratiche scalette. Ragazzi, un'altra houseboat. Guardate che belle che si chiama, che sono. Sono bellissime, si chiama Lady Bird, sono lunghissime, e si dovranno incrociare lì, non so come faranno, penso che esca quella prima. Questa invece è la Phoenix, ecco, si incrociano le due houseboat. Meravigliose. Pare che il signore che ha inventato il velcro, l'inventore svizzero che ha inventato il velcro, si sia ispirato a queste cose che si stanno attaccando. Mele selvatiche. Hanno trovato tracce in questo posto anche di insediamenti neolitici, cioè del 3007-3005 avanti Cristo. Quelle non sono del neolitico, ma sono bestiame al pascolo. Allora, perché le raccogli? Che bella te. Buonissima. C'è anche un po' di Anna. E quello, Anna, guarda. Rosa canina. Rosa canina. Rosa canina. Ricca di vitamina C. Lei con frutta, alberi, piante, sì. È esperta. Anna, adesso ti piacciono le more, vero?
dolci. Perché sono dolci. Sì, di solito sono sempre acide, queste sono veramente dolci. Ovviamente, amici, come sempre, non mancano le attrazioni per i più piccoli. Qui che vedete alle mie spalle c'è una specie di costruzione, un castello dove ci si può arrampicare, nascondere. Guardate quanto grande è! È veramente bellissimo tutta questa struttura. Andiamo a vederla. Stupendo! Io ovviamente non mi arrampico perché guardate che bello che è. Per i bambini, questo castello è stupendo, è bellissimo. E qui c'è un tunnel, andiamo a vedere. Eccolo, questo tunnel per i bambini. Sono veramente belli. Qua c'è il percorso gomme, lì in fondo ci si può anche arrampicare. Tutti quegli ostacoli lì. Non ti vedo, ma ti sento. Eccolo là. Ecco il pascolo, ragazzi, guardate che bello. Cosa, Anna? Ci Vitellini. sono i vitellini. Ecco, come avete capito, noi spendiamo i soldi. Così, questi per noi sono i nostri extra, cioè chi piace andare a mangiare fuori, comprarsi i vestiti, queste cose qua, noi preferiamo darli alla comunità locale, agli enti che proteggono e salvaguardano la natura. E tra l'altro possiamo fare questi bei video. E Covid permettendo, era l'idea di farci la tessera. Quella del National Trust, dove paghi la quota e però la paghi per tutto l'anno e quindi hai i parcheggi gratuiti. Un parcheggio di solito costa circa 3 pound, tra i 3 e i 5 pound, dipende dal sito. E, però pagando la quota hai tutti i parcheggi gratuiti, quindi cioè. Se anche facessimo soltanto due parchi al mese, ci stai più che dentro, cioè. In questo momento siamo passati esattamente dalla parte opposta, noi siamo arrivati da di là e abbiamo fatto tutto il giro così e adesso chiaramente siamo arrivati qua in questo punto dove si presuppone che da quella parte lì ci sia la pesca sportiva e c'è anche una statua e in fondo lì c'è una specie di cinema all'aperto. Alle mie spalle vedete che hanno posizionato finalmente le bici perché hanno aperto l'attività e puoi prendere a noleggio una delle bici perché l'area è immensa e quindi si presta proprio a essere visitata con le bici a noleggio. Qua ci sono anche dei comodi tavoli dove si può sostare. Altra cosa interessante, come potete vedere, dove ci sono i bagni c'è sempre una specie di doccia dove volendo si può pulire il cane e anche si può dargli da bere. Perché qua è sempre così, in tutti i parchi abbiamo visto questa cosa. Questi bambini sono veramente fortunati perché hanno dei castelli giganti, ragazzi. Sono stupendi. Guardate, beh, poi si vede che sono anche nuovi. È enorme. Sono bellissimi. Guardate che roba, con la sabbia, con le funi.
Eccezionale. Guarda che scivolo gigante, non avevo visto lo scivolo. Questo scivolo è stupendo. Altro corso d'acqua, super limpida, pulitissima. Pulitissima. E Anna si è accorta che ci sono delle mele pazzesche lì, eh. Non ho fatto tempo, ragazzi, a prendere la telecamera perché era appena passato un mountain jack. Bellissimo. Non so se si ripresenta, ma... Iron Age. Età del ferro, giusto Anna? Anna qui ti spiega tutto. Si sono ispirati a dei ritrovamenti, hanno ricostruito, questo è per, sono i percorsi didattici per i bambini, come noi abbiamo quello di Paleoveneti, certo. Da noi, loro logicamente hanno queste cose qui. Che bella però. Dai, andiamo a visitare Willow and Stan. Come la facevano con un telaio di rami, terra e paglia. Non aveva la rete però chiaramente. No, e neanche la plastica. Wow ragazzi, che bella che è, che accogliente. Di sicuro non aveva tutto ciò, ma insomma. Il telo di plastica. Il telo di plastica è una meraviglia. Però dai, è veramente bella. Noi cercavamo questo, ragazzi, l'abbiamo trovato. Anche questo fa parte del cambiare vita. Tutto ciò, tutto questo verde che ringraziamo ogni singolo giorno. Importante. Bene. Senza verde non c'è vita. The tree house hide. Che meraviglia ragazzi, questa struttura è stupenda. Qui sono tutti gli uccelli che si possono vedere. C'è il cormorano, la Canada geese, no? La cos'è, l'anatra canadese. Andiamo a vedere su come si vede. Oh, che ripida ragazzi. Bello. Bella, che è bella ripida così. Raga, proviamo a salire. Che ripida. Spero di non farmi male. No, non è impossibile. La scala è veramente ripidissima. Quando verrà qualcuno a trovarci, sicuramente porteremo qua, perché questa zona, questo è a poco da casa nostra, è bellissima, veramente bella. Sono
appena poco più in là di dove lavoro io. Non ero mai venuto qui. C'è tanto da scoprire, veramente tanto. Ed esattamente alla parte opposta del parco giochi, dove ci sono tutte le strutture per i bambini, c'è la BBQ area che andiamo a vedere. Sono tutti barbecue, quindi ognuno può cucinare quello che vuole quando vuole. C'è la BBQ rules, con le regole da rispettare, e hanno fatto questa cosa qui, veramente bello. Guardate ragazzi quanta gente c'è in questo momento. Si è veramente popolato, anche il parcheggio è abbastanza pieno. Noi abbiamo messo la macchina lì. Andiamo dalla PlayStation lì. Okay. Andiamo dalla PlayStation. Per pulire scarpe e stivali vari hanno fatto questo attrezzo qui che è stupendo. A me serve anche un po'. Potrebbe essere utile, francamente. Ragazzi, fateci sapere come sempre nei commenti se vi piacciono questi video qua sotto, iscrivetevi e lasciateci appunto un commento, shareate il video se potete con i vostri amici. Noi cercheremo sempre di portare contenuti nuovi e speriamo di poter girare un po' di più e mostrarvi l'Inghilterra come piace a noi, verde e naturale. See you later!